Sto andando a fare una corsa perché c'è il sole, anche se comunque fa freddo. Quello laggiù in lontananza è il ponte che poi apriranno, che mi permetterà di andare a lavoro passando di qua, quindi facendo prima, però adesso non è ancora aperto. Questa è una bella casa che costerà tipo 3 milioni o 4. Queste sono tipiche casette inglesi, vecchio stile, con il tetto di paglia. Il problema qua è che anche se non piove da 2 giorni e oggi c'è il sole, qua è tipo palude, è tutto fango. Qui arriviamo dove di solito torno indietro. C'è una bella, diciamo, diga, una chiusa, e c'è un ponte. Però oggi volevo provare ad andare più avanti. Molto più avanti, cioè altri 3 km circa, c'è un altro ponte. Lì sembra che ci sia un lago, ma invece è chiaramente una palude. Ci sono pure gli uccelli, credo siano gabbiani addirittura. Eccoli lì, sembrano proprio gabbiani che si fanno il bagno in questo lago momentaneo. Ecco, questo è un posto carino, addirittura questa credo sia una casa di uno che vive di fianco a sto posto. E quella è una casa che ha anche una zona tipo terrazzata sull'acqua, stile Venezia. Quel giardino è su una palafitta, a quanto pare. C'è sempre della gente che aspetta seduta, come se ci fosse una specie di autobus marino. Probabilmente c'è bambini che pescano addirittura, una signora che deve passare col cane. Qua un sacco di barche parcheggiate, non so se sia una specie di porticciolo o se semplicemente la gente ha deciso di vivere qua, perché in queste barche la gente ci vive. Sono delle case galleggianti. Carino. Forse lì c'è una casa che fornisce dei servizi a chi abita su queste case galleggianti, magari tipo il bagno, la doccia. Che boh, comunque su ste barche hanno, credo. Ancora barche, sempre nello stesso punto. Chissà come mai. Quella è una casa grossa comunque. Cioè, c'hai 3 stanze tipo, ben definite. Questa è anche molto carina. Molto scenografici questi salici. Sì, è quello che avevo visto sulla mappa, credo. Perché ci passano anche le macchine. Adesso non so se andare dall'altra parte, perché dall'altra parte non c'era una strada bella in riva al fiume. Sto tornando indietro. Poi dove c'erano le barche, e ci sono grossi campi di roba sconosciuta. Non so cosa sia. Sembrano tipo rape, ma non credo. Siamo
praticamente a 10 km. Oh, ci avevo tipo preso. Sono tipo rape, ma è enorme, cazzo. Ma è tipo il parsnip. O ste robe che mangiano loro. Ste robe strane, che sembrano patate ma sono più bianche, o carote ma sono bianche. E campi sterminati. Mai mangiate, non so se siano buone. Che gusto abbiano, boh. Rieccoci di ritorno alla dam, ovvero alla chiusa. Stavolta starò sul lato destro. Tornerò indietro fino a un altro ponte. Cigni. Cosa dorme? Case sull'acqua. Cioè, nel senso che quel giardino sembra su delle palafitte. Questo è il primo pub che c'è sull'altra riva dove sono passato prima. Che è carino. Carino per la location. Non perché sia particolarmente buono, anzi, abbastanza normale. Però, tutto questo dehors. Una casa di ricchi, e credo che quello là sia il retro di quella casa grossa che ho inquadrato prima mentre correvo per Fendington. Però carine queste case, dentro fanno probabilmente cagare, però da fuori sono carine. Tetto di paglia. Siamo di nuovo al nuovo ponte. Io tendenzialmente abito là, in quella direzione. E qui praticamente sulla destra poi c'è la stazione del treno, quella di Cambridge North, nord di Cambridge, insomma. Questo è un altro pub. E questo è un ponte. Questo è il dehors di un pub. Questo è un parco dove solitamente è pieno di mucche. Ecco, mi è arrivato a casa, non è la casa più bella del mondo, però e abbiamo fatto 15K e 68.